Trent'anni dal suo assassinio, il capo dello Stato ricorda la figura di Giorgio Ambrosoli in occasione dei premi a lui dedicati. Tanti cittadini agiscono seguendo il senso del dovere, afferma Mattarella. Il nostro è un paese sano. L'inviata è Nadia Zicoschi. Un uomo integro, di grande qualità professionale. Presidente Mattarella, 40 anni dopo il suo assassinio, rilegge la figura di Ambrosoli come un esempio di virtù civiche. Commissario liquidatore delle banche di Sindona, per 5 anni resistette a intimidazioni e minacce prima di essere assassinato. Rappresentò la superiorità della legge con la sua personale onestà. Assicurare il rispetto della legalità, ha detto Mattarella, è compito delle istituzioni. Al loro fianco però deve esserci una diffusa cultura della responsabilità e un coinvolgimento di tutti capace di creare una rete di protezione che purtroppo Ambrosoli non incontrò. Questo premio ci consente, ha detto il capo dello Stato, di riflettere sul concetto di integrità e sulla presenza nel nostro paese di tanti cittadini che agiscono seguendo il senso del dovere e un'alta tensione morale. Il nostro, come abbiamo ascoltato, è un paese pieno di energie e presenze positive. È un paese sano, malgrado le zone d'ombra, i suoi tanti problemi, le lacune che si riscontrano al suo interno. L'appunto invece è per quanti fingono di non vedere, non sono neutrali, avverte Mattarella, aiutano l'illegalità e chi la coltiva.